Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Dopo tanto tempo ho deciso di tornare con qualche video di riparazione, perché a suo tempo ho visto che c'era un bel interesse, ma ovviamente, come ben saprete, nell'ultimo periodo ho avuto ben altre gatte da pelare in merito a progetti e video da fare, quindi ristrutturazione di case e tutto quello che ci gira intorno. Ma le riparazioni e il riciclo, come ben sapete, sono sempre tra i miei temi preferiti e quindi oggi andiamo a vedere un altro utensile, anzi due utensili che ho recuperato e da questi due vedremo di riuscire a metterne insieme almeno uno funzionante. E quindi abbiamo qui due smerigliatrici molto simili, forse anche quasi identiche, della Valex, qui non c'è più l'etichetta, ma sono sicuro che sia una Valex, molto economiche. Questa l'ho recuperata ormai penso più di 2 anni fa perché è precedente al trasloco e come potete vedere mi sono segnato io interruttore KO. FB sta per forse bruciato. Di recente ho recuperato questa smerigliatrice, praticamente gemella di quella lì, messa un pochino meglio, anche solo per il fatto che è completa, che però ha un problema che anche senza accenderla possiamo valutare. Se vedete l'albero gira molto facilmente e questo potrebbe significare due cose, o spazzole finite o mancanti, oppure in questo caso, visto che sentiamo questo grattare, sta a significare che gli ingranaggi che vanno ad accoppiarsi qui per azionare dall'indotto alla testa poi dove si attacca il disco, sono consumati e quindi questo è il motivo di questo girare molto libero e questo grattare. Questo grattare sono gli ingranaggi che appena appena si toccano. Infatti se l'accendiamo funziona perfettamente, ma non fa praticamente quasi per niente presa sul ingranaggio principale dell'indotto. Gira ogni tanto e ovviamente se noi andiamo a usarla per fare il suo lavoro non funziona. Quindi adesso andiamo ad aprirle entrambe e vediamo se si riesce a recuperare da due almeno una. Spesso in queste viti si incontra difficoltà nel svitarle, prima perché magari sono serrate un po' forte. Ovviamente bisogna trovare il vite giusto, però a parte quello, spesso si crea anche dell'ossido o dello sporco che va a bloccarle e quindi ci sono diversi sistemi tra cui lubrificarle ma non sempre efficace e un altro sistema è quello di mettersi con la testa del cacciavite e poi dare dei colpi per rompere un po' l'ossido che c'è e a volte funziona. In questo caso ha funzionato. Da quest'altra parte invece ci troviamo una vite che probabilmente è andata a contatto con il disco e quindi è spanata. Non riusciamo neanche a inserire il cacciavite perché si è spostato il metallo ad andare a chiudere. Un modo per rallentarla può essere quella con un seghetto di farci un taglio in modo da poterci inserire un cacciavite appunto a taglio e quindi riuscire a svitarla. Quando si maneggiano lame come queste, mettersi un guanto fa mai male. È vero, si perde sensibilità maneggiando le parti piccole, però se qui vi scappa un po' la lama, va a toccare sul guanto e non vi ferisce, quantomeno non gravemente. In questo modo, sempre magari dando un colpo prima per essere sicuri, abbiamo modo di svitarla. E infatti vedete che si svita facilmente. Vi consiglio di farlo prima di provare, perché se poi provate e andate a rovinare la testa della vite e l'alloggiamento del cacciavite, poi dopo sarà ancora più difficile svitarlo. Paio di colpi a scopo preventivo non fanno mai male. E quindi possiamo aprirle entrambe e vedere cosa abbiamo al suo interno. Ci sono appunto gli ingranaggi di cui vi parlavo. Questo è l'ingranaggio posto sulla testa dove poi si avvita il disco. Ha un po' di gioco il cuscinetto. Qui per sostituirlo si toglie questo fermo, si estrae l'ingranaggio e al di sotto si ha accesso al cuscinetto che può uscire e si può sostituire. Ha un po' di gioco, non è eccessivo, però un po' di gioco c'è. Effettivamente da questa parte ce n'è molto di meno. E qui possiamo vedere l'altro ingranaggio posto sulla testa dell'indotto o rotore. E questo, una volta innestato, nonostante non abbia le viti serrate, gira bene. Ha un po' di eccentricità data dal gioco del cuscinetto. Questo, come abbiamo visto prima, seppur premendo anche sugli ingranaggi, gira malissimo. Il fatto è che visivamente, noi li confrontiamo, bisogna proprio guardarli bene per accorgersi della differenza, perché
Praticamente questi sono consumati, sono più bassi rispetto a questi. Non di molto, ma di quel poco che basta per non fare più ingaggiare gli ingranaggi. Difatti, se noi andiamo a scambiarli, da questa parte gira tutto perfettamente. Ora, sarebbe meglio sostituire anche questo ingranaggio, però c'è un problema. Questo ingranaggio è spesso una parte integrante dell'indotto. A volte in alcune vecchie smerigliatrici lo mettevano a vite o comunque con dei fermi in modo da poterlo rimuovere e sostituire. In quelle più moderne, ovviamente, questo non è più possibile, almeno nella maggior parte dei modelli che io ho potuto aprire e sistemare. Ora, se ci serve la smerigliatrice per un utilizzo di precisione, ovviamente questo gioco non è eccessivo, però c'è ed è sicuramente destinato ad aumentare. Anche se non ci serve per un utilizzo di precisione, sarebbe bene sostituirlo perché, appunto, è destinato solo ad aumentare. È vero, una volta che è decisamente eccessivo, si va a sostituire. Però questo può anche creare problemi a tutto l'accoppiamento, quindi sarebbe bene sostituirlo. Ora vediamo di togliere il fermo, così vediamo anche come fare questa operazione. Per togliere questo tipo di fermo ci sono delle pinze apposite, come per esempio questa. Però questa è in compressione, ce ne vuole una ad espansione che adesso non trovo. Se non l'avete non è un grosso problema perché anche con questa, lavorando al contrario, ovviamente farete un pochino più di fatica, riuscite a toglierla. Altrimenti se non avete neanche una pinza del genere, potete farlo con un paio di cacciaviti. Magari con una pinza lo tenete fermo e con il cacciavite andate a far scavallare il fermo. Magari mettendolo in morsa è ancora più facile. Una volta tolto il fermo, se ne esce la testa qui dell'ingranaggio. Qua sotto abbiamo il cuscinetto. Qui possiamo fare una cosa semplice, non hai visto che ne abbiamo due uguali. Andiamo a smontare, non togliamo il cuscinetto, ma togliere il cuscinetto è semplice. Sono gli estrattori, oppure potete mettervi sempre sulla morsa, su un'incudine, date dei colpetti qui che esce fuori. Noi avendo due parti pressoché identiche, andiamo a mantenere questa dove c'è il cuscinetto migliore e spostiamo l'ingranaggio migliore dall'altra parte. E una volta aperto anche l'altro, possiamo anche notare il gioco che ha. Noi andiamo a rimontare quello buono. Una volta rimesso il siger al suo posto, controlliamo la funzionalità. Rimettiamo il grasso buono, visto che quello vecchio erano più limature di ferro che grasso. Sembra funzionare tutto bene, quindi possiamo rimontare. E quindi la nostra smerigliatrice è tornata intera e questa volta con tutto quanto in ordine. Ovviamente con la vecchia non la butto via, anche perché ha ancora diversi componenti da poter donare e anche perché, appunto, essendo molto economica, succederà che si romperanno altre parti. Purtroppo è brutto da dire, ma è così. E quando possiamo cerchiamo di ripararle. Ci montiamo un disco e proviamo a sentire se è cambiata la musica. Ebbene amici, il video è terminato, io spero che vi sia piaciuto. Io provo sempre grande soddisfazione quando riesco a queste riparazioni perché riesco a trasformare dei rifiuti in qualcosa che possono ancora dare tanto. È qualcosa in meno che va a inquinare il pianeta e un qualcosa in più che posso utilizzare per la mia passione. E quindi, se anche voi avete mali da parte o recuperate utensili, ricordatevi che ci sono delle cose che sono comunque intercambiabili tra uno e l'altro, anche se non sono dello stesso marchio, però è facile che siano simili, adattabili o alle volte anche uguali. Quindi tenetelo presente e magari fatevi un piccolo magazzino di ricambi che può tornare utile per salvare utensili come questi. Detto ciò, se il video vi è piaciuto, mi raccomando di lasciarmi un mi piace, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo in un prossimo video e a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.